voglia di fare musica. È anche un pochettino sexy. Ciao amici di TRS Radio e del canale Non Solo Radio YouTube, oggi mi trovo a Legma, ci ritorno sempre volentieri per scoprire quali sono le novità. Sono arrivata in uno stand molto interessante. Intanto con me ho Alessandra Chianale, che è responsabile vendite Totem, e qui abbiamo un pochettino già chiacchierato su alcuni prodotti che oggi portano in fiera. Io pensavo di arrivare, andare a fare tantissimi chilometri, in realtà Totem diciamo che è molto vicino a noi, a Savigliano. Insomma, cambiamo solo provincia, andiamo a Torino. Intanto Alessandra, grazie, buongiorno. Come va qui a Legma 2022? Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma direi che va benissimo. Quindi da Torino, come dicevi tu, siamo qua a Milano pronti per presentare il nostro prodotto, fare la nostra parte insieme a queste moto e questi super bike. Abbiamo anche noi il nostro piccolo prodotto con le ruote, che invece di due, incredibilmente ne ha tre. Questa è un po' la novità, direi, no? Ecco, la scelta di fare tre ruote, al di là della stabilità, è anche legato a un modello, come dicevamo, più a livello elettronico e di mobilità sostenibile, che ci permette di andare un pochettino oltre? Sì, esatto. L'idea è di fare un mezzo che non fosse solo più per il corto miglio, chiamiamolo così, nemmeno il miglio, proprio solo per una mobilità proprio molto ridotta. L'idea è di fare un prodotto che fosse davvero un'alternativa all'auto, perché no, o ai mezzi di trasporto, ma che fosse anche un mezzo che potesse essere un mezzo personale. Quindi l'idea è proprio quella di rendere questo, il monopattino, il concetto di monopattino, usufruibile a tutti, anche a chi, come dicevi, magari ha questa sensazione di instabilità quando ha le classiche due ruote. L'impostazione che abbiamo dato con le tre ruote è quella proprio di avere una presa del manubrio più alta, la possibilità di andare coi piedi paralleli, e quindi proprio una sensazione diversa che speriamo venga apprezzata proprio come alternativa anche una bicicletta, perché no? Un'alternativa alla bicicletta. Tra l'altro, insomma, parlando di sostenibilità, parliamo di Link, che è questo prodotto che tu, Alessandra, mi stavi raccontando, ma ha altre particolarità. Quando si parla di, insomma, utilizzare questi prodotti, ci sono state delle regole diverse, molti dicono però non sono sicuri sulla strada. Ecco che arrivate voi, insomma, con il vostro progetto, che in realtà mira a essere anche molto sicuro sulla strada, soprattutto per chi è sopra e che lo sta guidando. Esatto, la parte proprio innovativa è quella di questa microcamera posteriore che ti permette, collegandoti all'app, che è sempre una nostra app, l'app di Lynx, di visualizzare quello che succede dietro di te, quindi non ti devi girare per vedere chi sta arrivando, quindi questa preoccupazione costante, ma hai la possibilità di dare un veloce sguardo, ricordiamo sempre senza distrazione, a quello che succede, ma soprattutto di essere avvisato con un cicalino, un effetto sonoro, in caso si sia effettivamente avvicinando un oggetto a una velocità sostenuta, quindi questo rischio di collisione. C'è un algoritmo ovviamente che va a capire se l'oggetto è pericoloso oppure no, e quindi di conseguenza ti dà questa serie di allarmi. Serie di allarmi. E un'altra particolarità è che è tutto prodotto in casa. A noi piace sottolineare il fatto che è tutto homemade, ma anche i pezzi stessi, insomma, vengono fatti proprio quasi a chilometro zero, oserei dire. Una tavola che ricorda quella da surf, quindi anche per gli amanti, diciamo così, dello sport possono essere, no, invitati a utilizzare. Ma dicevamo, alcune parti, tranne quelle, dicevamo, elettroniche, sono appunto fatte da noi. Quanto è importante rimanere sul territorio? È importantissimo perché ti permette di avere anche un controllo di quello che viene prodotto in modo rapido e diretto, quindi la possibilità di andare, non dico in giornata, ma praticamente in giornata, a controllare se la produzione sta avvenendo nel modo corretto, o se l'assemblaggio, perché anche l'assemblaggio è fatto comunque vicino a noi, è conforme a quelle che sono le aspettative poi del cliente, perché quello che vogliamo soddisfare è ovviamente lui, effettivamente ha un valore aggiunto notevole. Alessandra, questo non è l'unico prodotto che oggi portate in fiera, vedo anche una bicicletta, più o meno ho letto che ha anche le stesse caratteristiche, quindi anche in questo caso l'app e i sensori che mi dicono se c'è qualcuno che si sta avvicinando. Vedo delle statuette sul tavolino che sono, insomma, dei premi che avete ricevuto. Sì, abbiamo ricevuto dei premi legati soprattutto alla parte di design, perché anche la parte di design è fatta internamente a Totem, e poi abbiamo anche vinto, e su questo siamo molto orgogliosi, dei
dei premi legati proprio alla sicurezza. Abbiamo vinto il Safety Awards l'anno scorso proprio grazie all'Inx, quindi questo ci rende molto orgogliosi perché è comunque uno degli obiettivi principali, quindi di rendere questo mezzo, che spesso viene visto magari in modo un po' diverso, no? dalla sua natura, un mezzo più sicuro e più accessibile a tutti. Secondo te il 2023 ci sposteremo ormai quasi su tutta questa mobilità sostenibile? Ci sono ancora delle cose che sono da inventare? In questo caso voi state lavorando già ad altri prototipi? Sì, io credo che il 2023 debba andare verso una mobilità più sostenibile, anche le stesse infrastrutture stanno migliorando, le piste ciclabili stanno crescendo, sono sempre migliori rispetto al passato. C'è ancora da fare, ci sono possibilità, stiamo anche pensando effettivamente a dei concept a idrogeno, perché no, delle bici elettriche a idrogeno che saranno un'alternativa, in questo caso con le fuel cell, davvero sostenibile. Quindi pensi che potremo vederlo il prossimo anno all'EICMA 2023? Non facciamo spoiler, chi lo sa. Va bene, nel frattempo, insomma, per chi volesse conoscere di più questa azienda e tutti i suoi prodotti, dove possiamo seguirvi? Potete seguirci sul nostro canale di Totem, www.totemev.com, su Instagram, Facebook. Insomma, potete contattarci, saremo felici anche di farvelo provare, perché no? Bene, allora io intanto ringrazio Alessandra Chianale, ringrazio, essendo lei addetta alle vendite, ci ha spiegato benissimo quelle che sono diciamo così le novità che troviamo all'interno dell'EICMA 2022, ma quelle che sono le novità che poi troveremo sulla strada. Quindi insomma fate buon viaggio e ricordate di essere consapevoli e di cercare di usare in modo sicuro tutte le apparecchiature, comunque tutte le cose che insomma andate ad utilizzare quotidianamente. Quindi grazie, la strada è un mezzo sicuro per vivere le nostre emozioni e fare anche tanti viaggi. Sempre, grazie a voi. EICMA 2022, logicamente nelle prime giornate dedicate alla stampa ma anche agli operatori, quindi chi per lavoro viene qui per vedere un po' le novità come Lorenzo e Gabriele. Intanto ciao, vi ho preso proprio al volo, lo so che dovete andare a ritirare una moto, ma non è sicuramente la prima volta che venite all'EICMA 2022. Intanto per chi siete qui, insomma, visto che si parlava di lavoro. Esatto, buongiorno a tutti, noi siamo una concessionaria Triumph di Bologna, Triumph Bologna esattamente, e siamo qua, siamo venuti a vedere le novità di quest'anno, sia perché Triumph è presente con lo stand ufficiale, sia per vedere le opportunità a livello di mercato, prodotti e anche tutto quello che è un mondo aftermarket. Senti, ma 2022 è un'edizione che insomma dopo le varie pandemie, insomma anni di pandemie, si era un po' fermato tutto, la mobilità torna a essere protagonista su strada, e secondo voi nel 2023, visto che siete operatori del settore, insomma dove si va, visto che si spinge anche molto sull'elettrico? Beh, allora, noi come specifica siamo molto ancora sul motore endotermico, anche perché noi siamo concessionaria Triumph Moto, ma siamo anche concessionaria Harley, però adesso vedi, non ne parliamo di Harley, sennò qualcuno potrebbe rimanerci male. Esatto, per cui noi in questo momento, per quanto Harley abbia una proposta elettrica e Triumph stia parlando e facendo vedere una proposta elettrica per il futuro, ancora le vendite sono totalmente sulla parte, diciamo, endotermica. Di elettrico si parla tanto, ma più che altro a livello di mobilità urbana, mentre per quanto riguarda le moto lo vediamo ancora come un punto di arrivo un pochino più spostato in avanti, onestamente. Noi questo tipo di richiesta al momento ancora la vediamo poco. E per chiudere, visto che insomma parliamo anche di Harley, anche se la felpa è Triumph, esatto, tiriamo giù. Vabbè, allora, ci abbiamo il giubbotto. Ok, allora va bene. Harley Easy, sempre per sempre, come si dice, ma si dice anche di chi è appassionato di Ducati, di chi, insomma, alla fine ogni marca ha i suoi appassionati. Quello è vero, anzi, è verissimo. Oggi vendi prima forse il brand della moto, del prodotto. Ognuno ha i suoi amori e le sue passioni. Harley da sempre credo che sia uno dei marchi più forti in quel senso, è riuscito ad appassionare un sacco di persone con i suoi pregi e i suoi difetti. Io devo dirti la verità, tornando al discorso di prima dell'elettrico, noi che viviamo nella Motor Valley, io credo che e spero che l'elettrico arrivi il più tardi possibile, nel senso che a me la puzza di benzina e il rumore dei motori, che siano 2, 3, 4, 5 cilindri, 8 cilindri, 12 cilindri, va tutto bene, però dateci sti rumori. E poi diciamo che è anche più facile accalappiare una donna col motore e il rumore. Ecco, sì, direi che fa la sua parte.
Questo però ce lo devi dire tu che sei donna, eh. È vero, è vero, fa la sua parte. È un po' rumoroso, però l'elettrico non vi si sente neanche arrivare. Vedi. E quindi voi donne non ci guardate. No, va bene, allora grazie. Andiamo di motore. Grazie a voi. Ciao, grazie.